Eccomi con un altro video nel quale cercherò di dare qualche ulteriore informazione in merito dei sottomultipli del battito. Nel video precedente eh, ho fatto vedere come sia possibile scomporre un battito in quattro parti uguali, le quali verrebbero conteggiate 1, E e A. Ma vorrei in questo video eh, dare un po' di spazio anche alla storicità della suddivisione del battito e la fonte eh, da cui ho tratto ciò che vi dirò è il testo del Walter Laird nell'edizione del 2003 nella quale appunto eh, si dichiara quanto segue per gli amici che non conoscono la lingua inglese 40 anni fa ricordiamoci però che il testo è del 2003 e quindi 40 anni prima erano gli inizi degli anni 60 quindi quando fu scritta esattamente la prima edizione. I professionisti della danza consideravano che il mezzo battito fosse il più piccolo ammontare di musica che una coppia potesse gestire. Le difficoltà sorsero di fatto quando una parola chiamata end veniva usata in maniera indiscriminata per descrivere azioni che richiedevano mezzo battito e un quarto di battito di musica. Nel 1964, nel testo della mia revisione tecnica delle danze latine, io appuntai il fatto che alcuni movimenti usati dai ballerini di danze latine richiedevano meno di mezzo battito di musica per la corretta interpretazione delle basi ritmiche fosse ottenuta, in particolare nel samba e nel jive. Quindi, di fatto, in quella data introdusse la scrittura e l'utilizzo della A Nell'edizione del 1988 introdusse il quarto dibattito nel cha cha cha, una descrizione tecnica che spiegava come dare il time to and a per l'ultimo passo indietro e per tutti i check for a walk nel cha cha cha, per produrre un più alto grado di interpretazione ritmica. Pertanto, L'ultima annotazione tecnica e sviluppo in tal senso è stato nel 1988. Va anche considerato appunto che nel 30 maggio del 2002 Walter Laird, questo grande personaggio delle danze latinoamericane, è venuto a mancare. Infatti questo testo si chiama The Commemorative Edition, un'edizione commemorativa. Ora sono più di 30 anni che si è un attimino fermi. Pertanto questa introduzione che ho messo a punto della E, pronunciando in inglese I, è chiaramente un'introduzione che non troviamo ancora nei testi tecnici, ma ritengo che forse dopo 30 anni sia tempo di cercare di dare uno sviluppo. E come sempre per cercare di darvi anche un aiuto un po' pratico, ho deciso proprio di far vedere l'azione di un back walk del cha come descrive appunto Walter Laird, nel quale appunto si cerchi di utilizzare questo time to, i, and da. Allora eh, chiaramente lo scopo è quello sempre di eh, curare maggiormente le azioni che si fanno, perché la qualità, come sempre ritengo, sia la cura dei dettagli. Allora, guardiamo assieme questo esempio e naturalmente eh, ci rivediamo poi al prossimo video. su, i, end, a. Al su avremo l'appoggio dell'avampiede, nella i l'appoggio di tutto il piede, nella end come previsto la transizione del peso del corpo e nella a l'azione di rotazione dell'anca per ricaricare il movimento in avanti.